La cosa bella qui al bar da celebrare in questo appuntamento sono le tre squadre italiane nelle finali di Coppe Europee. Ovviamente il grosso merito va all'Inter, che ha raggiunto la finale, se la gioca con il City eliminando il Milan. Poi di questa partita parleremo, perché ci sono due aspetti sull'analisi degli allenatori dove va detta la verità al di fuori di ogni ipocrisia, visto che viviamo sempre in un contesto dove si va avanti per luoghi comuni e per opportunità. Poi parleremo appunto delle valutazioni fatte fin qui su Simone Inzaghi e su Pioli. Uno, il primo, massacrato per tutta la stagione dal suo stesso dirigente principale Marotta, che è in finale di Champions. L'altro, difeso dalla critica, dalla stampa, che invece è fuori dal quarto posto, probabilmente ci arriverà perché la Juve verrà messa fuori dall'Europa, e soprattutto ha perso 4 gare con l'Inter nella stagione, finale di Supercoppa, 2 in campionato e poi quella di Champions. Ma detto questo, abbiamo fatto un salto all'indietro, facciamolo in avanti. Allora abbiamo la Roma che, praticamente mettendo il pullman a Leverkusen, affrontando il Bayern, forte dell'1-0 dell'andata, racchiusa sullo 0-0. Ci sono delle percentuali allucinanti che confermano, e io dico sempre la stessa cosa: il calcio di Mourinho è inguardabile, non guarderei mai una partita della Roma, però questo allenatore, così criticato dal sottoscritto, se guardiamo solo i risultati, l'anno scorso ha vinto la Conference, quest'anno se la gioca con il Siviglia nella finale di Europa League. E il Siviglia che ha battuto la Juventus, qui viene la nota dolente. Un'altra nota positiva invece è quella che riguarda la Fiorentina. C'è bisogno di allenatori giovani, di allenatori con idee, di allenatori moderni per non farli scappare all'estero come abbiamo fatto con De Zerbi in Premier League. Sto parlando di Vincenzo Italiano, che ha portato la Fiorentina alla finale di Conference, andando a ribaltare il risultato, cioè andando a vincere praticamente a Basilea con la formazione locale in trasferta, finale di Conference con il West Ham. La Fiorentina a gioco, ha idee, è in finale di Coppa Italia, e Italiano è un allenatore che meriterebbe una grande. Perché poi nelle grandi in Italia, per conservativismo, per paura, perché non c'è assolutamente visione nelle cose, continuano ad allenare gli stessi. Uno di questo è Allegri. La Juve eliminata a Siviglia dopo essere stata in vantaggio 1-0 con il gol di Vlahovic è un po' lo specchio perfetto di una stagione deludentissima, nella quale il calcio di Allegri è sempre stato un calcio speculativo, tutto in difesa, dove la squadra si risvegliava appena appena, se si risvegliava, perché poi non è abituata a giocare in attacco, ad allenarsi per quello, soltanto quando, una volta sotto nel risultato, oppure una volta avanti come a Siviglia, dove l'uomo entrato Vlahovic aveva portato al 65esimo i bianconeri praticamente avanti e quindi potenzialmente in finale. Ecco, da lì la Juve ha smesso di giocare, tutti dietro, 71esimo, gol del Siviglia, ancora dietro, il 2-1 nei tempi supplementari, e poi negli ultimi minuti la Juve si è risvegliata provando ad attaccare per recuperare il risultato. Ecco, se pensiamo che la Juventus giocava contro una squadra che è decimo undicesima nella Liga Spagnola, che non ha tutti i nazionali che la Juve in squadra, che ha un monte ingaggi molto più basso, che ha un allenatore meno pagato, capiamo quanto a Siviglia sia stato sancito il fallimento del calcio di Massimiliano Allegri. Eliminato nel girone di Champions, eliminato dalla corsa alla Coppa Italia, eliminato in semifinale di Europa League contro una squadra appunto che, vista Torino e vista in Spagna, ha dimostrato di non avere un grandissimo valore, però ha dimostrato di avere voglia di fare un calcio propositivo per quanto le è permesso, cosa che non ha fatto Allegri. Si era visto già dall'inizio della partita con una formazione praticamente improntata a difendersi bassi nella propria area e poi a ripartire in contropiede, visto che è stato messo Kane, che poi è stato sostituito da Vlahovic, e poi sono stati tanti i cambi fatti da Allegri. Dunque, cosa bisogna dire? Che a mio avviso i dirigenti della Juve, che ancora prima della partita col Siviglia avevano confermato Allegri dicendo che non veniva valutato dal risultato di una partita, ecco, sarebbe ora che aprissero gli occhi in attesa di prendere il direttore sportivo. Chissà se è giunto lì, riuscirà ad andare, ad essere liberato da De Laurentiis. Secondo me i dirigenti della Juve dovrebbero aprire gli occhi, non buttare via un anno, rifare un progetto tecnico affidando la squadra ad un allenatore che faccia un calcio propositivo, avere anche la forza economica di liquidare Massimiliano Allegri. Probabilmente non lo faranno. A proposito di allenatori, vogliamo fare i complimenti a Simone Inzaghi, che è stato massacrato per tutta la stagione, perché ovviamente l'opinione pubblica, la critica, recepiva i messaggi diretti
o indiretti, subliminali più o meno, che filtravano dalla società, in particolare dall'amministratore delegato Marotta, che non ha mai visto quest'anno di buon occhio Simone Inzaghi, perché l'anno scorso, quando gli ha rinnovato il contratto, gli aveva chiesto di cambiare lo staff, lui non ha voluto, e praticamente ad ogni inciampo, in effetti 11 le partite perse in campionato sono tante, ha fatto sparare sull'allenatore. E che però poi ha avuto la forza di ricompattare la squadra, nell'ultimo mese e mezzo di volare in campo e di guadagnarsi meritatamente la finale con il Manchester City, che abbiamo visto con il Real Madrid fa un calcio che forse si vede su Marte o vedremo tra 10-15 anni, un calcio molto molto evoluto. E però nel contempo dall'altra parte c'è questo cortocircuito mediatico su Pioli, no? Massacravano Inzaghi, che intanto è in finale appunto di Champions League, ha vinto la Supercoppa, si gioca tutti i trofei fino alla fine, mentre Pioli, praticamente fuori da tutto, deve sperare che la Juventus venga buttata fuori con la penalizzazione dall'UEFA, dall'Europa, per centrare il quarto posto. Ma adesso le critiche, più che essere rivolte a Pioli, vengono rivolte alla campagna acquisti deludente dei dirigenti rossoneri in estate. Secondo me la verità sta in mezzo, perché Pioli ha la responsabilità, nessuno lo dice, pochi lo dicono, di aver considerato da subito riserve parecchi giocatori che gli hanno portato col mercato estivo, dove la filosofia è unica e molto chiara: investire sui giovani. Però Adli non ha mai giocato dopo un buonissimo precampionato. Pobega, che avrebbe potuto in termini di forza, intensità e corsa sostituire Kessié, ha giocato poco e nulla. Vranks ha giocato poco e nulla. L'unico a cui è andato fiducia per mezza stagione è stato De Ketelaere, che poi pian piano è sparito. E poi, certo, possiamo dare le colpe alla società, eccetera. Secondo me, invece, Pioli ha trattato subito da riserve i non titolari, mettendoli per pochi minuti e poi bocciandoli per tante partite. Ha sbagliato la gestione di questi giocatori, chiaramente creando un cortocircuito anche all'interno della società, perché ovviamente adesso Maldini e i suoi uomini si sentono messi in discussione per il mercato. Maldini, con le dichiarazioni dopo il derby di Champions perso, è entrato quasi in contrapposizione con la filosofia societaria. Vedremo cosa succederà, ma credo che l'ultimo ad essere toccato comunque sarà Pioli, a meno di disastri, in questa fase finale del campionato. Ciao!